Buonasera, invito i consiglieri a prendere posto, grazie. Invito il dottor Moltarino a passare all'appello nominale. Buonasera, procediamo con l'appello. Centinaio, Tripodi, Quaglia, Rotondi, Ferrazzano, Colombo Tiziana, Berna Nasca Monica, Formigoni, Selmo, Cattaneo, Radice, Crepaldi, Sassi, Bragato, Giordano, Compagnone, Vitali, Guidi, Gangemi, Colombo Daniela, Coccio Alfonso, Berti, Olgiati, Frattus e Marazzini. Presenti 22, buon lavoro. Grazie, dottor Moltarino. Si è prenotato il sindaco per comunicazioni. Prego, signor sindaco. Buonasera a tutti, due rapide comunicazioni. La prima, che volevo presentare il dottor Livio Frigoli, che come sapete è stato nominato direttore coordinatore, insomma, dell'amministrazione. Non si può dire direttore commerciale, si può dire direttore generale, per cui. Volevo dire che noi contiamo molto su di lui, credo che tutta la città abbia bisogno di lui, perché è una persona con grande esperienza, con grande conoscenza dei problemi locali, e questo è il motivo fondamentale, oltre alle altre caratteristiche, per cui è stato scelto. Questa è la prima comunicazione, per cui prego Livio di alzarsi un attimo. La seconda brevissima comunicazione, mi permetto di ringraziare il consigliere Andrea Formigoni, perché malgrado il lutto che l'ha colpito proprio ieri o l'altro ieri è qui presente, lo ringrazio molto. Grazie signor sindaco, se ci sono prenotazioni per quanto riguarda le comunicazioni, prego. Consigliere Berti, prego, facoltà di parlare. Buonasera a tutti, io volevo chiedere alcune cose che avevo già chiesto nello scorso consiglio comunale, cioè il discorso delle determine in chiaro da mettere sul sito, se si può sapere quanto tempo serve per fare questa operazione, perché noi ci teniamo molto che questo lavoro sia fatto a beneficio di tutti i legnanesi, che ci possono anche dare una mano per controllare, insomma, i soldi che vengono spesi dal comune. Poi un'altra cosa a cui ci tenevo in maniera particolare: io venerdì sera ho speso la mia serata a Mazzafame a ascoltare i ragazzi che si stanno occupando dell'inceneritore della Elcon, e ho scoperto che con piacere che ci sono i 9 sindaci, che sono, tra cui anche il nostro, che sono contro questo progetto. Da parte loro c'era questo dubbio sul fatto, sì, essere contro in maniera, cioè vedrà, oppure c'è una convinzione ad andare fino in fondo per mettere il bastone tra le ruote a questo progetto in cui credo tutti siamo contro, e il sindaco lo ha anche esplicitato. Un'ultima cosa, anzi due cose.
era che il 25 ottobre noi facciamo questo incontro al Leone da Pergo, l'avevo forse già detto, il sindaco e il vice sindaco ci hanno detto che saranno presenti, in cui vabbè, noi raccontiamo i nostri 5 mesi di vita qua in consiglio, e poi sarebbe bello, l'incontro è fatto anche per parlare con i cittadini e per rispondere ai cittadini, sarebbe bello ci fossimo un po' tutti, sia la giunta che i consiglieri comunali. Abbiamo ottenuto anche dal direttore di AMGA di fare sempre un incontro al Leone da Pergo il 29 novembre, e anche lì diventa tutto interessante. Loro ci spiegano come funzionano le scatole di AMGA, e dopo risponderanno anche alle domande, spero belle piccanti, di tutti i cittadini. E un'ultimissima cosa, io vorrei capire il rapporto che c'è tra il comune e l'ARPA, perché l'Olona periodicamente viene riempita di schifezze. Appena visto settimana scorsa un video di un ragazzo che ha filmato a Fagnano le vecchie schiume che vedevamo noi 30 anni fa. Si può fare qualcosa o dobbiamo pensare che è così e rimarrà così? Direi che, un'ultimissima, all'assessore alla polizia locale mi segnalano che nell'area di via 29 Maggio, via Bezzecca, l'ex Mario Pensotti, c'è un giro di spaccio, un avanti e indietro di gente. Vorrei capire se si può fare qualcosa per limitare, contenere, vedere cosa c'è dietro tutto sto giro di gente che va e che viene. Grazie. Chiedo scusa, penso che queste siano state, come dire, delle comunicazioni, visto che siamo nella fase appunto di comunicazione, non di interrogazione. Se il sindaco, gli assessori ritengono eventualmente di rispondere, legittimo, cortesia istituzionale, perché le interrogazioni devono essere presentate secondo la modalità di interrogazione. Siamo appunto nella fase di comunicazioni, quindi se sono intese come comunicazioni va bene. L'interrogazione, se è una sorta di interrogazione, allora se il sindaco e gli assessori in questo momento si sentono rispondere bene, perché c'è anche un'organizzazione dei lavori del Consiglio per evitare di allungare anche i tempi sulla base del programma che abbiamo. Grazie. Sì, posso? Prego, signor sindaco. Provo a rispondere a qualcuno dei quesiti, dei numerosi quesiti che ha posto il consigliere Berti. Allora, sulla Elcon siamo determinatissimi, sottolineo determinatissimi, faremo tutto ciò che è possibile per bloccare l'installazione di questo, chiamiamolo inceneritore, non si capisce bene, insomma, trasformatore, non lo so, di sostanze chimiche. Ecco. Per quanto riguarda la trasparenza, ho già detto più volte che è questione di tempo, non è questione di volontà politica. Mi rincresce purtroppo che stasera, per problemi legati alla salute, l'assessore competente non è presente. Ti risponderemo sicuramente più presto, ma comunque la volontà politica è quella di pubblicare tutto in trasparenza, come ho più volte detto, più volte affermato, sia pubblicamente che direttamente al consigliere Berti. Per quanto riguarda l'ARPA, l'ARPA è un organo tecnico della regione. Ecco, non so essere preciso, non so rispondere al consigliere in modo adeguato. So che ci sono dei problemi anche di relazioni, però non sono così, mi riservo di dare una risposta precisa anche scritta, insomma, se il consigliere lo desidera, oppure alla prima occasione. Per quanto riguarda la quarta domanda, credo che tocchi al mio assessore Cusumano. Credo che tocchi al mio assessore Cusumano dare una risposta, se lo desidera. Sì, allora, prego, velocemente. Assessore Cusumano, sì, prego. Grazie, scusa. No. Grazie, signor Presidente. Niente. L'area è monitorata, e insieme con tutte le altre aree dove eventualmente ci sono fenomeni di degrado. È costantemente monitorato, appunto, come dicevo poc'anzi, ci sono azioni in divenire per quanto riguarda tutte quelle situazioni comunque di degrado urbano. Questa rientra fra quelle. Comunque no, purtroppo non è nulla di nuovo. Grazie, assessore.
Se ci sono altre comunicazioni, invito i consiglieri a prenotarsi. Prego, consigliere Vitali. Una richiesta a lei, Presidente, nella comunicazione. Se alla prima occasione, a norma dell'articolo 22 del regolamento, per cortesia, può fare la comunicazione dei gruppi consigliari come sono formati e dei capigruppo. Grazie. Al prossimo consiglio, assolutamente. Prego, consigliere Fratus. Grazie, Presidente. Beh, innanzitutto voglio salutare il nuovo direttore, non so, adesso la funzione esatta, non l'ho capita bene, comunque al di là dei formalismi chiamiamolo responsabile organizzativo, quello, dirigente organizzativo, va bene. Do il benvenuto, oltre che essere anche a nome di Vitali, si dice anche a nome di Vitali, quindi porto così il benvenuto da parte di tutta l'opposizione nei confronti, se mi permette, dell'amico Frigoli con cui ho collaborato. Va benissimo, no, no. Solo... era una battuta, no, quindi appunto do il benvenuto e un buon lavoro. Credo che si troverà bene. Io nell'istituzione comune di Legnano, e spero che le sue professionalità, che io ho potuto apprezzare e conoscere come collaboratore del Patto dell'Alto Milanese, vengano apprezzate e riconosciute anche nell'ambito dell'amministrazione comunale. Quindi benvenuto e buon lavoro. Io, signor Sindaco, mi permetto, siccome l'altra volta, di ritornare ancora su un argomento che è un po' all'ordine del giorno in questo periodo, per quanto riguarda il discorso del riordino delle province e della città metropolitana. L'altra volta noi in Consiglio Comunale abbiamo discusso parecchio una mozione di indirizzo che il consigliere Quaglia aveva presentato e sulle cui considerazioni, constatazioni ero pienamente d'accordo, perché trovo, poi come consigliere delegato dell'Alto Milanese, nel senso della collaborazione con tutti gli altri comuni, con i comuni a noi limitrofi, la collaborazione, il modo di lavorare, perché in sinergia si possono ottenere molte cose e si possono fare soprattutto molte cose a favore del comune e del territorio che noi di tutto questo territorio dell'Alto Milanese. Lei si spinge anche verso quello che io chiamo il basso Varesotto, e quella mozione di indirizzo aveva anche alla termine una richiesta ben precisa che poi è stata votata alla luce di tutto quello che era scritto, che condivido, no? Però alla luce della rapida riorganizzazione istituzionale disposta dalla legge 7 dell'agosto 2012 numero 135, ritiene fondamentale l'ingresso di Legnano nella città metropolitana di Milano, ok, con i comuni dell'Alto Milanese, in particolare Busto Arsizio, Gallarate e quant'altro. Io sono andato a prendermi la delibera che ha fatto Busto Arsizio. La delibera di Busto Arsizio riporta tutto quello che avevamo detto e che c'era scritto nella mozione di indirizzo, e con 25 consiglieri presenti sono stati fatti 25 voti favorevoli, quindi una votazione unanime per quanto riguarda le premesse, il senso di collaborazione, il senso di partecipazione da parte di tutti perché si entrasse nella città metropolitana e si collaborasse nella città metropolitana. Però trovo una grande delusione quando alla richiesta formale, quindi si chiede in Consiglio di avanzare formale richiesta al Consiglio delle Autonomie Locali, quindi al CAL, alla Regione Lombardia, al Governo Nazionale, al Parlamento, per aderire sin dalla sua costituzione alla città metropolitana milanese, beh, qui ho una grande delusione. Cioè, il Consiglio, sono usciti tutti, sono rimasti in cinque, hanno votato in cinque, quattro a favore e uno assente, cioè di cui è uscito anche dal Consiglio il sindaco. Cioè, a questo punto io mi chiedo, ha ragione Marazzini oppure Busto ci sta giocando e noi
tutta la nostra buona volontà e tutto il nostro buon essere partecipe di questa cosa ci vede di fronte a un Augusto Arsizio che tiene il piede in due scarpe, e il che non mi sembra un gioco di collaborazione e un rispetto dei suoi confronti, signor Sindaco, che parte da un presupposto che posso anche condividere, ma che dall'altra parte i documenti ci danno un'altra realtà. Grazie. Grazie consigliere Fratus. Prego consigliere Marazzini. Velocemente. Volevo comunicare a tutto il Consiglio e ai cittadini presenti che domani mattina alle ore 10 davanti alla Francotosi si terrà una conferenza stampa per comunicare l'apertura della campagna referendaria per l'articolo 18 e l'articolo 8 che sono stati modificati, praticamente cancellati insomma dal governo Monti. Quindi io invito insomma, chi vuole, tutti i consiglieri cittadini, e quando inizieranno i gazebo per la raccolta firme, insomma, a sostenere questa iniziativa. Domani mattina verrà presentato anche il comitato promotore, il quale fa parte ovviamente la forza principale che l'ha indetto, dall'Italia dei Valori alla CGIL e a tutte le forze della sinistra, quindi la Federazione della Sinistra, Sinistra Ecologia e Libertà, e vari comitati locali. Grazie. Grazie a lei, consigliere Marazzini. Prego, consigliere. Grazie, Chiedi. Presidente. Anche noi vogliamo unirci nel dare il benvenuto al dottor Frigoli. Ovviamente è un benvenuto ritardato, perché il benvenuto l'avevamo già dato almeno 2 mesi fa, quando già il nome del dottor Frigoli era presente nei corridoi del Comune. Si vedevano, per usare un'immagine che usò Pagani quando si pitturò le scarpe di bianco e segnò le vie della nostra città, così pure i corridoi del palazzo all'inverno erano già segnati dai piedi nobili del dottor Frigoli. Quindi gli diamo il benvenuto e un augurio. Grazie. Grazie a lei, consigliere Guidi. Se non ci sono altre comunicazioni, possiamo passare alla discussione dei punti all'ordine del giorno. Ovviamente, prima di iniziare la discussione dei punti all'ordine del giorno, mi unisco anch'io al saluto del dottor Livio Frigoli, dirigente organizzativo, al quale chiaramente vanno tutti gli auguri di un buon lavoro. Prego, signor Sindaco. A proposito di città metropolitana, consigliere Fratus, io leggo qui, non sono aggiornatissimo, ma sto leggendo sul web, il Consiglio, ho capito, Varese News, sì, sulla rete. Il Consiglio vuole la città metropolitana, ma la Lega se ne va. Con 18 voti a favore e solo uno contrario, i consiglieri comunali hanno approvato la mozione che chiede l'annessione alla città metropolitana. La Lega non ci sta e abbandona l'Aura prima della votazione. Questo ieri sera. Quindi forse io non ho capito. Va bene, comunque avremo modo di discuterne. Siccome ho detto più volte che desidero far lavorare in modo particolare, anzi chiederò al Presidente del Consiglio di far lavorare la Commissione per quanto riguarda la città metropolitana, avremo modo di lavorare tutti assieme. Io sarò contento che lei porti il suo contributo, proprio perché è giusto che sia così, è anche la sua esperienza, e quindi possiamo tutti lavorare per non sentirci in qualche modo schiacciati da questo Augusto Arsizio che ci sta tanto sopra, insomma. Guardi, io non ho nessuna intenzione di farmi mettere sotto da nessuno, io ho intenzione di fare solo l'interesse di questa città e di questo territorio, sia chiaro, e non credo di essere il tipo, forse non mi conoscete poco, ma non credo di essere il tipo di essere facilmente messo sotto da qualcuno. Grazie, consigliere Fratus. Grazie, signor Sindaco. Spero nessun'altra prenotazione? Va bene, allora possiamo passare alla discussione dei punti all'ordine del giorno. Il primo punto all'ordine del giorno è l'approvazione dei verbali delle sedute del 17 e 18 luglio, dal numero 38 al numero 45. Se ci sono eventuali integrazioni oppure modifiche, invito i consiglieri a farlo presente, altrimenti possiamo approvare i verbali. Bene, visto che non ci sono
integrazioni, possiamo passare a votare l'approvazione dei verbali. Grazie. Va bene, allora il voto del consigliere Marazzini è sì, per cui con 22 sì, nessun contrario, nessun astenuto, i verbali vengono approvati. Grazie. Possiamo passare a questo punto, al secondo punto all'ordine del giorno, schema di convenzione servizio di segreteria. Illustra il sindaco Alberto Centinaio, prego. Molto velocemente, perché credo che tutti abbiate sotto mano il documento, lo schema di convenzione, quindi è uno schema di convenzione tra l'altro già in uso, è stata fatta qualche piccola modifica, quindi non ho molto da dire. L'unica cosa che, come avevo detto già nel precedente consiglio, in questo caso la convenzione è col comune di Ninerviano è al 50%, quindi il 50% sarà del tempo lavorativo del segretario comunale, sarà a carico del comune di Legnano, mentre il resto è il comune di Nerviano. Mi sembra tra l'altro una cosa più che logica, soprattutto per il fatto dell'importanza che un segretario comunale riveste per il suo ruolo. Posso aggiungere a titolo proprio così di assoluta trasparenza che abbiamo individuato il segretario nella persona della dottoressa Pierluisa Vimercati. Stiamo spletando tutte le procedure formali per la nomina, quindi lo anticipo, in modo che, siccome corrono le voci, non corrono le voci, lo diciamo pubblicamente: la signora Pierluisa Vimercati sarà il nuovo segretario comunale. Grazie. A questo punto è aperta la discussione, se ci sono interventi, chi ritiene opportuno ovviamente può intervenire. Invito i consiglieri a prenotarsi, grazie. Prego, consigliere Fratus. No, la mia domanda, cioè, ha già risposto, scusi un attimo, mi hanno dato da firmare. La mia domanda, io appunto avevo visto questa convenzione, però è una convenzione tipo per la condivisione con il comune di Nerviano del segretario comunale. Volevo chiedere se c'era già un nominativo o se c'erano già nelle liste una probabile scelta, però mi ha già dato la risposta, anticipato la risposta, nel nome della dottoressa Vimercati, che se non sbaglio è a Parabiago oggi, se non sbaglio a ricordare. E poi, io adesso non mi ricordo, il 50%, se c'è l'importo della convenzione, il costo della convenzione, se è possibile saperlo, e poi... niente, avrò modo di salutarla quando arriverà. Mi fa piacere che lei abbia dei buoni rapporti, oltre che con il dottor Frigoli, anche con la dottoressa Vimercati. Sono molto felice e contento, vuol dire che ho fatto la scelta giusta. Per quanto riguarda il contratto, credo che sia il contratto nazionale, non c'è nulla da dire, cioè noi applichiamo il contratto nazionale, punto. Non abbiamo altre alternative, così mi dicono. Se ce ne fossero, le praticheremmo. Se ci fosse da risparmiare qualche soldino, lo faremmo molto volentieri, ma credo che ciò non sia possibile. Grazie, signor sindaco. Non ci sono altri interventi, altre prenotazioni? Prego, consigliere Berti.
No, volevo fare una sola considerazione che cioè, non avrà risposta. Domenica hanno fatto una puntata su questi segretari comunali e ovviamente guardando negli scandali, nelle esagerazioni che ci sono nel nostro paese, che ovunque giriamo una pagina ci sono scandali. La domanda che mi pongo da uomo della strada e pongo anche a voi, ma è normale che un dirigente, un segretario di un comune porti a casa 9.000-10.000 euro al mese? Cioè, è una roba incredibile anche questa. Grazie. Grazie a lei, consigliere Berti. Non ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, eventuali dichiarazioni di voto? Va bene, se non ci sono interventi né dichiarazioni di voto possiamo passare alla votazione. Allora, con 15 voti favorevoli, 7 astenuti, la delibera viene approvata. Passiamo adesso a votare l'immediata eseguibilità. Con 15 voti favorevoli e 7 astenuti, la delibera è immediatamente eseguibile. A questo punto passiamo a discutere il terzo punto all'ordine del giorno, costituito dalle istituzioni, commissioni consigliari permanenti. Tutti i consiglieri hanno già ricevuto via email le commissioni con relative materie definite nell'ambito di ognuna delle commissioni, hanno ricevuto anche la composizione delle commissioni, per cui io mi limito adesso, per quanto riguarda le commissioni, l'istituzione delle commissioni, a leggere solo ed esclusivamente la denominazione della singola commissione senza leggere le materie che sono inserite. Allora, la prima commissione, la commissione 1, è la commissione affari generali, macchina comunale e sviluppo partecipativo. La commissione 2, lavoro, attività economiche e produttive, società partecipate. Commissione 3, territorio, ambiente e mobilità. Commissione 4, opere pubbliche. Commissione 5, bilancio, finanze e revisione della spesa. Commissione 6, legalità e sicurezza, polizia locale. Commissione 7, istruzione, formazione, cultura, sport e giovani. Commissione 8, welfare locale e servizi alla persona. Commissione 9, politiche sovraccomunali, altomilanese e città metropolitana. Allora, se ci sono degli interventi nel merito, i consiglieri sono invitati a prenotarsi e a far presente le loro ragioni. Bene, visto che non ci sono interventi, possiamo passare a votare le commissioni.
Allora, Colombo? Sì, va bene. Allora, i voti di Colombo e Gangemi sono sì, per cui con 22 voti favorevoli e 2 voti e nessun voto contrario, nessun astenuto, le commissioni sono istituite. Adesso passiamo a votare di immediata eseguibilità. Con 22 voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, la delibera è immediatamente eseguibile. Passiamo a questo punto alla discussione del quarto punto all'ordine del giorno, assegnazione dei componenti alle commissioni consigliari permanenti. Leggo la composizione delle commissioni, per cui se ci sono eventualmente errori o altro... fate presente. Allora, Commissione 1, Affari Generali. Rotondi Rosalia, Partito Democratico. Quaglia Stefano, Partito Democratico. Selmo Serena, Insieme per Legnano. Crepaldi Davide, Henry Legnano. Giordano Raffaele, Di Pietro, Italia dei Valori. Colombo Daniele, Il Popolo della Libertà. Cocciolo Alfonso, Unione Italiana, Berti Daniele, Movimento 5 Stelle, Fratus Giambattista, Lega Nord, Marazzini Giuseppe, Sinistra Legnanese. Commissione 2, Lavoro, Attività Economiche e Produttive. Rotondi Rosaria, Partito Democratico. Tripodi Maurizio, Partito Democratico. Cattaneo Luigi, Insieme per Legnano. Sassi Antonio, Rilegnano. Giordano Raffaele, Di Pietro, Italia dei Valori. Colombo Daniele, Il Popolo della Libertà. Cocciolo Alfonso, Unione Italiana, Berti Daniele, Movimento 5 Stelle, Fratus Giambattista, Lega Nord, Marazzini Giuseppe, Sinistra Legnanese. Commissione terza, Territorio, Ambiente e Mobilità. Quaglia Stefano, Partito Democratico. Tripodi Maurizio, Partito Democratico. Radice Lorenzo, Insieme per Legnano. Crepaldi Davide, Rilegnano. Giordano Raffaele, Di Pietro, Italia dei Valori. Vitali Lorenzo, Il Popolo della Libertà, Cocciolo Alfonso, Unione Italiana, Olgiati Riccardo, Movimento 5 Stelle, Fratus Giambattista, Lega Nord, Marazzini Giuseppe, Sinistra Legnanese. Commissione 4, Opere Pubbliche, Tripodi Maurizio, Partito Democratico, Colombo Tiziana, Partito Democratico, Cattaneo Luigi, Insieme per Legnano, Bragato Guido Niccolò, Rilegnano, Giordano Raffaele, Pietro, Italia dei Valori, Guidi Luciano, Il Popolo della Libertà, Cocciolo Alfonso, Unione Italiana, Berti Daniele, Movimento 5 Stelle, Fratus Giambattista, Lega Nord, Marazzini Giuseppe, Sinistra Legnanese. Commissione 5, Bilancio, Finanze e Revisione della Spesa. Rotondi Rosaria, Partito Democratico, Bernanasca Monica, Partito Democratico, Radice Lorenzo, Insieme per Legnano, Bragato Guido Niccolò, Rilegnano, Giordano Raffaele, Di Pietro, Italia dei Valori, Vitale Lorenzo, Il Popolo della Libertà, Cocciolo Alfonso, Unione Italiana, Olgiati Riccardo, Movimento 5 Stelle, Fratus Giambattista, Lega Nord, Marazzini Giuseppe, Sinistra Legnanese. Commissione Sesta, Legalità e Sicurezza, Polizia Locale. Quaglia Stefano, Partito Democratico. Formione Andrea, Partito Democratico. Cattaneo Luigi, Insieme per Legnano. Crepaldi Davide, Rilegnano. Compagnone Rosario, Di Pietro, Italia dei Valori. Gangemi Domenico, Il Popolo della Libertà. Cocciolo Alfonso, Unione Italiana, Olgiati Riccardo, Movimento 5 Stelle, Fratus Giambattista, Lega Nord, Marazzini Giuseppe, Sinistra Legnanese. Commissione 7, Istruzione, Formazione, Cultura e Sport e Giovani. Colombo Tiziana, Partito Democratico. Bernanasca Monica, Partito Democratico. Selmo Serena, Insieme per Legnano. Sassi Antonio, Rilegnano. Compagnone Rosario, Di Pietro, Italia dei Valori, Gangemi Domenico, Il Popolo della Libertà, Cocciolo Alfonso, Unione Italiana, Olgiati Riccardo, Movimento 5 Stelle, Fratus Giambattista, Lega Nord, Marazzini Giuseppe, Sinistra Legnanese.
Commissione 8a, welfare locale e servizi alla persona, Formigoni Andrea, Partito Democratico, Colombo Tiziana, Partito Democratico, Radice Lorenzo, Insieme per Legnano, Sassi Antonio Rilegnano, Compagnone Rosario, Di Pietro Italia dei Valori, Guidi Luciano, Il Popolo della Libertà, Cocciolo Alfonso, Unione Italiana, Berti Daniele, Movimento 5 Stelle, Fratus Giambattista, Lega Nord, Marazzini Giuseppe, Sinistra Legnanese. Commissione 9a, Politiche Sovracomunali, Alto Milanese, Città Metropolitana. Bernanasca Monica, Partito Democratico, Formigoni Andrea, Partito Democratico, Selmo Serena, Insieme per Legnano, Bragato Nicolò di Legnano, Compagnone Rosario, Di Pietro, Italia dei Valori, Guidi Luciano, Il Popolo della Libertà, Cocciolo Alfonso, Unione Italiana, Berti Daniele, Movimento 5 Stelle, Pratus Giambattista, Lega Nord, Marazzini Giuseppe, Sinistra Legnanese. Allora, se i nominativi non corrispondono a quelli indicati, lo fate presente, altrimenti, se non ci sono ovviamente obiezioni e niente da aggiungere, possiamo passare a votare la composizione delle commissioni. Immaginavo. Va bene, allora invito i consiglieri a votare, grazie. Con 22 voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, la delibera viene approvata. Passiamo adesso a votare l'immediata eseguibilità. Con 22 voti favorevoli, nessun astenuto e nessun voto contrario, la delibera è immediatamente eseguibile. Andiamo a questo punto a discutere il quinto punto all'ordine del giorno, ovvero Agenzia Speciale CFP, Agenzia per la Formazione, l'Orientamento, il Lavoro e i Servizi alla Persona di Legnano. Illustra l'assessore Luminari, grazie. Ecco. Ecco. Ricordo che dal 14 marzo di quest'anno l'azienda speciale CFP, Agenzia per la Formazione Professionale, ha cessato di essere operativa a seguito della cessione del ramo d'azienda relativo all'istruzione e alla formazione professionale e alla cessione del contratto di servizio relativo allo SFA, alla sezione temporanea di imprese costituita da IAL SRL Impresa Sociale e dalla Cooperativa Serena. Ricordo anche che in tale circostanza i rappresentanti all'epoca della nostra coalizione espressero parere politico negativo a questa cessione, ma i fatti poi sono intervenuti. Ricordo inoltre che dal 14 marzo di quest'anno il Consiglio di amministrazione dell'azienda speciale ha limitato la propria attività esclusivamente agli atti amministrativi di legge, con l'unico supporto di un commercialista, sostanzialmente pagamenti, incassi e redazione di documenti di legge, piano di programma 2012, bilancio di previsione 2012, bilancio consuntivo 2011, tutto approvato in data 9 luglio di quest'anno. Ecco, avendo esaminato tali atti insieme agli uffici competenti, propongo primo di approvare i seguenti atti fondamentali dell'azienda: piano programma 2012, bilancio di previsione 2012, completo di nota integrativa e di parere del revisore unico,
bilancio consuntivo 2011, completi nota integrativa e parere del revisore unico. Secondo, di riservarsi la facoltà di attuare gli opportuni controlli di gestione e di provvedere in caso di rilevazione di incongruenze rispetto a quanto stabilito negli atti di indirizzo. Ecco, prima di passare alla votazione, desidero annunciare che, vista l'assenza di contenziosi aperti o potenziali relativi a questa azienda non più operativa, e visto che la nostra amministrazione, preso atto dei fatti intervenuti, vuole svolgere un ruolo unicamente di coordinamento e di valorizzazione delle strutture pubbliche e private operanti sul territorio nel settore della formazione professionale, pertanto non necessita di una struttura societaria dedicata. Per questi motivi, ecco, intendo provvedere il più presto possibile alla messa in liquidazione dell'azienda speciale CFP. E con questo passerei alla votazione. Beh, prima della votazione c'è la discussione. Se ci sono eventuali interventi, invito i consiglieri a prenotarsi. Se non ci sono interventi, ovviamente sottopongo la delibera alla votazione. Va bene, si passa allora a votare la delibera in oggetto. Con 21 voti favorevoli e un astenuto, la delibera viene approvata. Non è richiesta l'immediata eseguibilità, per cui a questo punto la seduta è chiusa. Solo un minuto però per due comunicazioni. La prima riguarda i consiglieri per la convocazione relativa alla votazione dei presidenti e vicepresidenti delle commissioni. Verosimilmente la convocazione è prevista per martedì 16, quindi do la comunicazione in anticipo per potersi ovviamente organizzare. Venerdì 16 dovrebbe essere intorno alle 18, di lì poi ogni commissione sarà a cadenza di un quarto d'ora, 20 minuti, perché devo presiedere tutte le commissioni al fine di votare presidente e vicepresidente. Seconda comunicazione, avevo già anticipato, i capigruppo cortesemente, se magari adesso in chiusura si avvicino verso la presidenza, solo i capigruppo, 5 minuti e poi saranno liberi di poter andare a casa. Grazie, buonasera a tutti e buon proseguo di serata. Chiedo scusa, invito i vigili cortesemente, non è questo, ci sono delle regole democratiche che tutti hanno il dovere di rispettare, cortesemente c'è un regolamento che va rispettato, gentilmente siamo ancora in aula consiliare, cortesemente, non vuol dire niente, va bene.